Dopo 21 lunghi anni passati alla guida della diocesi di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci cede il bastone pastorale al brindisino Monsignor Giuseppe Satriano, attuale vescovo di Rossano Cariati in Calabria. Tanti i ricordi di Monsignor Cacucci legati alla città di Bitonto. Oltre ad essere legato al culto dei Santi Medici e dell'Immacolata, annovera anche l'apertura del più grande museo diocesano del Meridione. Le tappe del nostro cammino sono legate al Congresso Eucaristico Nazionale che si è tenuto nel 2005 e qui a Bitonto tanti eventi, la festa dei Santi Medici, ma soprattutto le celebrazioni in cattedrale, a Natale, a Pasqua. E oltre questo posso dire che la riapertura del museo di Bitonto è una delle espressioni più vive che collegano il passato al presente e al futuro. 20 lunghi anni in cui a cambiare è stata anche la comunità. Il cammino delle comunità è il cammino delle comunità parrocchiali apprezzato da tutti. Io sempre registro qui a Bitonto una grande stima nei confronti delle comunità parrocchiali, che aiutano le persone a crescere spiritualmente, ma come dice il Papa, la preghiera si invera proprio attraverso l'amore verso il prossimo. Qui a Bitonto, tra l'altro, c'è la Fondazione dei Santi Medici con l'hospice e con tutte le altre realtà caritative che accompagnano le varie comunità parrocchiali che sono sotto gli occhi di tutti. L'arcivescovo in ultimo ha ricordato anche l'impegno di tantissimi operatori sanitari, amministratori, forze dell'ordine che si adoperano a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, una pandemia che ha inevitabilmente fatto aumentare anche il numero di poveri e malati. I veri poveri oggi sono coloro che da una parte subiscono la malattia e anche poveri sono coloro che non possono godere della loro libertà. Pensiamo ai tanti infermieri e ai medici. Poveri sono anche coloro che perdono il lavoro, ma le povertà sono diverse, sono anche le povertà della solitudine. Povertà della difficoltà di guardare con speranza al futuro. Per questo noi dobbiamo sentirci poveri davanti a Dio, perché Gesù ci arricchisca della sua povertà.